Al 3 luglio non è stato ancora avviato il servizio di sorveglianza e salvataggio nella spiaggia di Alcamo Marina, servizio Bagnini, per conto del comune di Alcamo, ma comunque abbiamo delle importanti novità, e cioè l'avvenuta aggiudicazione dell'affidamento ad una società cooperativa di Mazara del Vallo, cooperativa alla Valle Verde, che dunque da indiscrezioni sappiamo che avvierà questo importante servizio entro questa settimana. A meno di intoppi, infatti, si tratta di un servizio pubblico da svolgere in due tratti di spiaggia libera, che sono in particolare quello di Contrada Canalotto e quello della zona Aleccia, dove quindi sarà effettuato ogni giorno questo servizio di sorveglianza e salvataggio con due postazioni per 60 giorni continuativi. E dunque, come già pubblicato in precedenza, si aspetta l'avvio di questo servizio e vedremo dunque di poter ascoltare anche chi per conto di questa cooperativa può rilasciarci un'intervista che sarebbe molto utile anche per poter sensibilizzare i bagnanti ad assumere dei comportamenti che siano responsabili. Con il mare, infatti, non si scherza. Purtroppo nel frattempo Alcamando Blog riceve la segnalazione di abbandoni di rifiuti anche piuttosto pericolosi come siringhe usate. Una signora è venuta a segnalare, mostrandoci questa foto, di aver rinvenuto qui in Contrada Canalotto una siringa insanguinata nella sabbia. Sono fatti che non devono avvenire, rifiuti anche di questo tipo, soprattutto di questo tipo, non devono assolutamente essere abbandonati in spiaggia. L'assessore comunale all'ambiente Alberto Donato ci annuncia intanto che si cercherà di potenziare i quotidiani servizi di pulizia della spiaggia anche in modo più particolareggiato, cercando nei limiti del possibile di raccogliere anche le più minute tipologie di rifiuti abbandonati. Occorre comunque buon senso, educazione, civiltà da parte di tutti, questo occorre ripeterlo continuamente. Come vediamo, nel frattempo sono state collocate e attivate da parte del comune queste docce, molto utili per i bagnanti e per quanti, tornando dalla spiaggia, hanno bisogno di sciacquarsi.